Finalmente Evangelion è finito! Dopo più di un quarto di secolo questa saga d'animazione giapponese ha trovato pace. Un piccolo passo per l'umanità, ma un sospiro di sollievo per un fan storico come me. Carissimi MTIers, sono contento abbiate fatto play su questo video perché quello che sto per raccontarvi oggi è anche parte della mia stessa vita. Quindi non perdete tempo e mettete subito un bel like a questo video sulla fiducia. Ma perché dico che questo anime nato nel 95, il manga era già uscito a fine 94, fa parte della mia vita? Per il semplice fatto che io ero un adolescente appassionato di Giappone e tecnologia, proprio quando questa saga nel 98 arrivò anche da noi su MTV Anime Night, dopo aver fatto sfaceli nel Sol Levante. Pensate che anche la sola canzone della sigla d'apertura rimase uno dei tormentoni più ascoltati per anni dai giapponesi. Comunque non voglio fare di questo video un'esegesi di Neo Genesis Evangelion, non basterebbero 8 ore di live come hanno chiesto nel gruppo Telegram di Fantascientificast, e non voglio nemmeno raccontarvi della mia gioventù, soltanto vorrei farvi capire che l'arrivo di questo anime ha letteralmente squarciato il giovane che ero. All'epoca mi imbuttai a cercare di capire che stavo vedendo, scartabellando quel primordiale internet. Non esito a dire che quel lavoro di ricerca, che fu anche interiore, per capire Evangelion, ha contribuito a rendermi quello che sono. Quindi questa non è solo una recensione, ma un tributo a Hideaki Anno e a quella parte di sé che ci ha regalato attraverso questo anime. Adesso, se già non avete chiuso il video, vi sarete anche rotti del mio preambolo personale, quindi è il caso di venire al dunque e parlare di questo quarto capitolo di Evangelion Rebuild, progetto arrivato a conclusione ben 15 anni dopo il suo inizio, nel lontano 2006. Una vera eternità per una saga così attesa dai fan. Molti avevano già iniziato a pensare che non si sarebbe mai vista una fine. A proposito di fine, senza fare spoiler, che lascio per la fine di questo video nell'apposita sezione ben segnalata. Lasciatemi dire che a differenza delle precedenti iterazioni, la serie del 95, i due film del 97 e il manga concluso nel 2014, questa volta si vede proprio che Anno ha portato a termine in maniera per lui completa il progetto Evangelion, quindi difficilmente si vedranno nuove versioni. Questa è la vera parola fine e lo è anche perché lo fa letteralmente dire più volte a diversi personaggi in questo film. Proprio dallo sviluppo dei personaggi si capisce l'idea di chiusura della saga. Si sa che la vera tematica di sempre di Evangelion è stata la psicologia dei personaggi e come questi rappresentino le varie sfaccettature di Anno. Questo quarto capitolo spiazza, poiché abbandona totalmente lo shinji-centrismo consono di questa serie e si abbandona ad una coralità di personaggi che in modi differenti e personali raggiungono la loro catarsi. Una scelta che non mi aspettavo e che denota quella maturità e distacco emotivo da quei personaggi che Anno non ha mai dimostrato prima. Questo, fra l'altro, si inserisce benissimo nella trama e non è per nulla forzato. Anzi, a tratti ti perdi proprio e non ti rendi nemmeno conto che una scena apparentemente di collegamento dura quasi tre quarti d'ora. Lo ripeto, questa scelta mi ha soddisfatto molto perché ho terminato la visione emotivamente coinvolto nella loro crescita. Ovviamente però il vero ago della bilancia è il dualismo Shinji-Gendo che, sebbene si allontanino sempre di più per le scelte fatte, riescono finalmente a trovarsi, capirsi e magari, chissà, perdonarsi. Da notare che addirittura a Stupid Shinji nell'ultima mezz'ora ti passa la voglia di menargli, una cosa surreale direi. Penso che un altro punto focale di questo quarto film sia il salto impressionante di regia e dettaglio che ha avuto Anno. Ovviamente il salto di molti anni ha reso la resa grafica incredibile viste le nuove tecnologie, ma la scelta di buttare dentro scene realmente prese dai vecchi film o serie anni 90, disturbi inclusi, o disegnarne a mano alcune prendendo a prestito macchinari dallo studio Ghibli per poterle realizzare come più di un decennio fa,
mi ha colpito molto e soprattutto mi ha soddisfatto in maniera incredibile. Quello che poi mi ha stupito ancora di più sono due curiosità. Il sapere che ha fatto costruire un modellino di un villaggio per poter vedere dal vivo quello che poi avrebbe disegnato, o la scelta di usare la motion capture per poter riprodurre fedelmente certi movimenti e posizioni umane. Sono dettagli che vanno oltre il necessario e che denotano una vera cura maniacale. Questa è la differenza tra fare un buon prodotto e un prodotto che verrà ricordato. Qualcosa però in questo quarto capitolo la si doveva pure andare a perdere. Una di queste cose è sicuramente il simbolismo esoterico religioso che cambia peso all'interno della pellicola. Provo a spiegarmi. La posizione della Zele, il progetto di perfezionamento dell'uomo, la raffigurazione degli Eva, le sontuose immagini con l'albero della vita e via dicendo ci sono e come, ma quello che ho percepito è il fatto che non si siano più così preponderanti. Vengono pure spiegate in maniera non così criptica e motivate anche. Ovvio che devi avere già chiaro in linea di massima di che parla Evangelion, ma questo può facilitare e non poco molte persone nella comprensione. Rimanete comunque concentrati nella visione, altrimenti puff, non capirete più nulla. Comunque è palpabile all'intento di Anno di mettere questa parte della storia in un piano inferiore rispetto alla storia dei personaggi che vuole davvero raccontare, cosa che in passato non era così chiara. Ho trovato anche un uso di technobubble a tratti buttato lì, come per certe raffigurazioni religiose che dovrebbero essere riprese dalla cultura cristiana, ma sono state totalmente inventate per far tornare le cose. Comunque una scelta più che logica, visto che si tratta pur sempre di fantascienza, e va bene la coerenza scientifica e attinenza alla realtà, ma fino ad un certo punto anche. Quello che però è importante è cosa lascia al mondo dell'animazione quest'opera. Si tratta sicuramente di un lavoro di crescita emotiva e personale, ricerca di cambiamento dei soliti paradigmi, miglioramento delle tecnologie e sperimentazione, con infine un grandissimo trollaggio dei fan per un quarto di secolo. Personalmente invece quest'opera mi ha fatto capire i problemi degli altri e rafforzato la convinzione che non si sia mai davvero soli. Una serie che non dimenticherò di certo e che anzi mi porterò sempre dentro. Sicuramente un vero salvagente per Anno che non ha mai nascosto i suoi problemi personali riversati nella serie. Più in generale questa serie ci ricorda di fermarci a pensare a noi stessi e alle persone a cui vogliamo bene. Ma ora, prima di passare agli approfondimenti sulla trama, vorrei ricordarvi la live fatta sul canale di Marco Casolino venerdì scorso per approfondire la fisica di Evangelion e tanti altri dettagli su questa saga. Adesso però dovete proprio mettere obbligatoriamente il mi piace a questo video e iscrivervi al canale attivando la campanellina se non l'avete già fatto. Inutile dire che vi ringrazio tantissimo per gli apprezzamenti sul mio canale e anche se non siamo certo in tanti, sono contento del risultato, della vostra passione e del fatto che condividiate i miei video sui vostri social. Adesso che siamo veramente alla fine, come in tutte le parti finali dei miei video di recensione, si abbandona ogni ritegno e si va di spoiler con tanto di cambiamento di luci e segnalazione in alto. Ebbene, salto totalmente lo scontro iniziale a Parigi perché è già disponibile da un anno su YouTube. Si arriva quindi al villaggio dove non succede praticamente nulla, nel senso, visivamente come parte l'ho trovata incredibile, i personaggi crescono, imparano, Rei fa la contadina e inizia ad apprezzare le persone e le scelte autonome. Shinji si isola e Asuka lo tratta malissimo. Vediamo Toji, la capoclasse e Kensuke invecchiati che vivono comunque una vita felice. Parte indubbiamente rilassante con anche la scoperta del figlio di Misato e Kaji, però l'ha tenuta lunghissima e a tratti mi è sembrata fin troppo monotona e ripetitiva. Sfoltire, sfoltire, dai, su! Da dire che la parte di Rei che perde coesione l'ho trovata bella e devastante al tempo stesso. Salto avanti fino allo scontro finale dove le animazioni e i combattimenti sono indubbiamente grandiosi per i dettagli e i movimenti.
Quello che non mi ha stupito per nulla è invece l'utilizzo di termini come anti-universo, altre navi che appaiono quasi dal nulla e nuovi nomi a lance, ma soprattutto un bordello di esseri che fanno cose senza un'apparente logica. Insomma, le classiche scene di saturazione sia visiva che vocale con termini a raffica che Anno si diverte a mettere per spiazzare tutti. Vi siete poi domandati con che risorse personale la Nerv abbia fatto tutto quello visto il mondo devastato? Uno dei tanti misteri che rimarranno irrisolti. Ammetto però che mi sia piaciuta, ma ci è voluto tempo per vederne le sfumature. Qui comunque trovano conclusione tutti i personaggi, ma a differenza di film e serie, Rizuko e gli altri ex Nerv hanno praticamente pochissimo spazio e mi è dispiaciuto un po' visto il tempo perso prima. Misato alla sua conclusione di sacrificio, entrando nell'occhio di Rei per dare a Shinji la lancia e fermare il Force Impact, ma anche lì mi è parsa quasi costretta dalla sua posizione e mentalità giapponese. Tutto si chiude quindi con i problemi della famiglia Ikari in un finale che è palesemente una riedizione più elaborata, comprensibile e matura di quella della serie. Qui l'anti-universo, che non ha significato alcuno, assume la funzione di poter distaccare le discussioni e i combattimenti dalla realtà. Vedere gli Eva lottare nei teatri di posa che ricordano realizzazioni alla Godzilla o nelle stanze del cartone stesso sono state per me una trovata ottima. In questa fase inizia la sperimentazione, quindi scene originali dei vecchi film e anime si susseguono a bozzetti animati, a scene reali e a nuove animazioni, fino a sfociare nel finale in cui si vedono i personaggi animati che abbandonano le loro vesti ed entrano nel nostro mondo, per l'esattezza nella cittadina di Ube, che sarà ora meta di un mio prossimo viaggio in Giappone. Io questa parte finale l'ho trovata azzeccata proprio perché mi ha ricordato tantissimo il finale originale. Molto bello anche il dialogo fra Shinji e Asuka, dove si dicono rispettivamente di essersi amati davanti agli occhi di una Mary innamorata di Shinji. Infine si arriva a ribadire che il vero frignone della famiglia Ikari è proprio Gendo, che rivuole a tutti i costi sua moglie Yui, non gli frega di sacrificare l'umanità. Penso seriamente di poter stare qui ancora ore a parlarvi di questo Eva, ma ho già fatto un video lunghissimo. Difficilmente in molti sarete arrivati qui. Nel caso, per farvi riconoscere, scrivete nei commenti che fine ha fatto Pen. Così vi beccate un cuoricino. Adesso però lasciatemi dire solo un'ultima cosa. Non date troppo peso alla storia, è un contorno. Focalizzatevi sui personaggi, così vi godrete veramente tutto questo anime. Noi ci si vede al prossimo video. Ciao!